Crisi sanitaria, economica e umanitaria a Matrioska. In questo scoraggiante scenario in costante mutamento, anche ieri l'ultima puntata di Nel Mirino, condotto su Telelibertà dalla direttrice Nicoletta Bracchi, ha fatto il punto settimanale con una rosa di ospiti autorevoli. Il direttore del Dipartimento di Salute Pubblica dell'Ausl di Piacenza, Marco Delle Donne, l'imprenditore Gian Giacomo Ponginibbi, presidente di Confapi, il direttore di Confindustria Piacenza, Luca Groppi, e l'imprenditore leader della pizza, Sante Ludovico. Abbiamo avuto in questi ultimi giorni anche un'inversione di tendenza sui numeri, perché dei positivi, perché il trend di decrescita purtroppo si è invertito e abbiamo di nuovo una piccola crescita. Delle Donne, coordinatore nel tavolo di regia dell'accoglienza dei profughi ucraini, ha spiegato anche l'iter cui sono sottoposti gli arrivi. Indicativamente sui 530 registrati presso la questura ci sono circa 220 bambini e la rimanenza sono adulti, ma soprattutto donne giovani. E passando al comparto industriale e produttivo, l'allarme è unanime. Come azienda, ma penso tutte le aziende alimentari, sono in una situazione abbastanza drammatica, perché ad esempio sulle materie prime, noi ogni volta che facciamo l'ordine trattiamo il prezzo, non esiste più un prezzo per le materie prime. Tutta la crisi di cui stiamo parlando è evidente che nel breve termine comporterà un ridisegno delle catene del valore e anche un ridisegno di quello che è il settore industriale europeo e quindi a maggior ragione italiano. La risposta nell'immediato deve per forza, secondo noi, prevedere anche un tema di ristori. Dopo la guerra, ulteriormente è impazzito il mercato delle materie prime. Se consideriamo che ci sono alcuni fornitori che addirittura non accettano ordini, o là dove l'accettano non danno tempi di consegna e addirittura non bloccano il prezzo. Credo che ci debbano essere degli interventi dall'alto importanti per calmierare determinati aumenti, per calmierare determinate pazzie del mercato.